Sono schiavi. Sì, però sono uomini. Sono schiavi. Sì, però sono compagni di alloggio. Sono schiavi. Sì, però sono umili amici. Sono schiavi. Sì, però sono compagni di schiavitù. Lo schiavo, inferiore per natura, è un oggetto, proprietà di un padrone che dispone in tutto e per tutto della sua vita. La lezione del mondo antico è ancora più drammatica. La schiavitù non privava l'individuo soltanto di libertà giuridica, ovvero non limitava solo la libertà della persona, ma anche quella dell'animo, del pensiero, per non parlare della libertà politica. La fine del mondo antico non ha decretato certo la fine della schiavitù. Basti pensare alle molteplici forme in cui, nella società odierna, si concretizza la condizione di schiavitù, anche se variamente denominata. Lavoro minorile, emarginazione, sfruttamento di più deboli e indifesi, regimi dittatoriali. La vera schiavitù, oggi, forse è costituita dal limite imposto alla libertà individuale dell'uomo, dalle leggi della società. Un limite al quale è molto difficile sottrarsi, perché condiziona i nostri comportamenti senza che ce ne rendiamo conto. La libertà individuale si rifà al cosiddetto conformismo, avvertito come appagamento di un bisogno, come volontà di omologarsi alle scelte del gruppo. Alcune delle prime forme di schiavitù sono state individuate nella civiltà egizia. Nell'antico Egitto la schiavitù ebbe una funzione economica secondaria. Gli schiavi venivano infatti offerti come ricompense a soldati dopo la guerra e provenivano dalle popolazioni vinte. Nella civiltà greca, invece, gli schiavi erano parte integrante del sistema sociale. Venivano venduti e acquistati a dei veri e propri mercati. A Roma la schiavitù ebbe un'evoluzione simile a quella in Grecia. La società romana era infatti una società schiavista. Nel Medioevo la schiavitù diminuì lentamente, lasciando il posto a nuove forme di sfruttamento, come la servitù della gleba. Per molte persone, l'immagine che viene in mente sentendo la parola schiavitù è legata alla tratta degli schiavi, ai trasferimenti via nave da un continente ad un altro e all'abolizione di questa tratta nei primi anni del 1800. Consideriamo la tratta degli schiavi come qualcosa legato al passato, piuttosto che al presente. Ma la realtà è che la schiavitù continua ancora oggi. La schiavitù fu abolita nel XIX secolo, perlomeno così dice zia Clarissa. Ma Tommaso non è convinto. Purtroppo la schiavitù esiste ancora, perfino in Europa. Molti si mettono in mani criminali inseguendo un futuro migliore all'estero, ma finendo crudelmente sfruttati. Subiscono minacce psicofisiche da parte dei trafficanti che hanno un unico scopo: guadagnare vendendo gli immigranti. Per manodopera, organi umani o sfruttamento sessuale. Nel mondo 20 milioni e 900 mila persone sono vittime della tratta di esseri umani, centinaia di migliaia solo in Europa. Il 98% delle vittime dello sfruttamento sessuale è rappresentato da donne e bambine. Combattere la tratta di esseri umani è tra le priorità dell'Europa. L'Unione Europea ha lanciato l'iniziativa delle 4P, prevenzione, adozione di misure per scoraggiare la domanda, sensibilizzare e formare il personale a contatto delle vittime reali e potenziali. Potenziare l'azione penale contro i trafficanti, garantendo che i criminali europei siano perseguiti penalmente anche all'estero. Protezione e tutela delle vittime a livello legale, medico e sociale. E partenariato e collaborazione tra i soggetti coinvolti nella lotta alla tratta di esseri umani.
Il coordinatore europeo contro la tratta di esseri umani si occupa di verificare che le politiche europee siano coerenti e coordinate in tutti gli stati europei, tra le istituzioni e le agenzie, le organizzazioni internazionali e i paesi extraeuropei. In onore delle vittime, il 18 ottobre è dedicato alla Giornata europea contro la tratta di esseri umani. E Tommaso non mancherà di ricordarlo a zia Clarissa. Una persona diviene un lavoratore vincolato quando il suo lavoro è preteso come mezzo di restituzione di un prestito. La persona in questione è costretta, attraverso un imbroglio o con una trappola, a lavorare gratis o per una paga misera, spesso anche per 7 giorni a settimana. I lavoratori vincolati sono costantemente minacciati e soggetti a violenze fisiche e sessuali. Sono tenuti sotto varie forme di sorveglianza, in alcuni casi da guardie armate. Pochi sono i casi in cui vengono usate delle vere e proprie catene, sebbene possa succedere. E tuttavia, tale sorveglianza è altrettanto reale ed efficace. La povertà e la predisposizione di alcune persone a sfruttare la disperazione di altre rappresentano le cause alla base del lavoro vincolato. Il bisogno di denaro per la sopravvivenza giornaliera spinge persone spesso senza terra e senza un'istruzione a vendere il proprio lavoro in cambio di una piccola somma di denaro o di un prestito. Oggi ci sono almeno 20 milioni di lavoratori vincolati in tutto il mondo. Sono diventata una lavoratrice vincolata 20 anni fa, dopo essermi sposata. La famiglia di mio marito era legata allo stesso padrone da 3 generazioni. Contraevano prestiti per i matrimoni, per le malattie, per la scuola, quindi continuavano a indebitarsi. Cominciavo a lavorare in casa del padrone alle 6 del mattino. Pulivo, andavo a prendere l'acqua, poi scendevo a lavorare alla fattoria, a tagliare, trebbiare, eccetera, fino alle 7 di sera e oltre. Qualche volta dovevo tornare a casa del padrone a pulire e lavare tutto. Potevo tornare a casa da mangiare alla mia famiglia solo dopo aver finito. Il mio padrone non mi lasciava mai lavorare per un altro. Ci maltrattava e minacciava di batterci se avessimo lavorato per qualcun altro. Se eravamo malati, il padrone veniva da noi e ci diceva che eravamo pigri, e così via. In quanto donne, lavoravamo più degli uomini, perché dovevamo lavorare anche a casa del padrone, oltre che alla fattoria. E anche dopo aver lavorato alla fattoria, qualche volta dovevamo andare a lavorare a casa del padrone. Il lavoro forzato riguarda persone che vengono illegalmente reclutate da governi, partiti politici o privati e costrette a lavorare sotto minaccia di violenze o altre punizioni. Poveri, con un basso livello di istruzione, spesso migranti, nella metà dei casi donne o ragazze, un quarto sono bambini. È questo l'identikit degli schiavi del nuovo millennio. Quasi 21 milioni, secondo l'ultimo scioccante rapporto sul lavoro forzato dell'International Labour Organization. Un mondo nascosto, lontano dai riflettori della politica, che calpesta la dignità umana per generare una cifra pari a 109 miliardi di euro all'anno di profitti. In numeri assoluti, la maggioranza delle vittime, 11,7 milioni di persone, si trova nella regione dell'Asia Pacifico e genera 38 miliardi di euro. Nell'Unione Europea e nelle altre economie sviluppate, invece, 1,5 milioni di lavoratori forzati producono oltre 34 miliardi di euro di profitti. Del totale stimato, 2/3 provengono dallo sfruttamento sessuale a fini economici, mentre il resto deriva da ambiti come il lavoro domestico, l'agricoltura, le costruzioni e le attività minerarie. A fronte dei dati che stabiliscono una correlazione chiara tra la povertà e il lavoro forzato, l'organizzazione chiede ai governi di intervenire per risolvere i problemi alla base: analfabetismo, mancanza di istruzione e di opportunità di lavoro.
Nonostante i progressi registrati sul versante statale dello sfruttamento, ad esempio il lavoro carcerario non regolamentato o il reclutamento forzoso dei bambini soldato, i problemi ormai riguardano per il 90% l'economia privata. Necessario dunque aggiornare la Convenzione internazionale sul lavoro forzato datata 1930, messa in campo per lottare contro le pratiche del colonialismo. Le forme peggiori di lavoro minorile riguardano i bambini, che lavorano in condizioni di pericolo o sfruttamento. Decine di milioni di bambini nel mondo lavorano a tempo pieno e pertanto privati dell'istruzione e del gioco, elementi fondamentali per il loro sviluppo individuale e sociale. Il turismo sessuale è il terzo traffico illegale per ordine di presenza a livello mondiale dopo droga e armi. I protagonisti sono soprattutto gli uomini, che rappresentano la grande maggioranza dei turisti, mentre le vittime sono prevalentemente donne e bambini che vengono costretti a prostituirsi e di conseguenza sfruttati. I luoghi maggiormente interessati da questo fenomeno sono quei luoghi in cui esiste una cultura di dominanza maschile. Principalmente si tratta di Turchia, Israele, paesi arabi, Grecia, area balcanica. La notte che mi avvolge, nera come la fossa dell'inferno, rendo grazie a qualunque Dio ci sia per la mia anima invincibile. La morsa feroce degli eventi non m'ha tratto smorfia o grido. Sferzata a sangue dalla sorte, non si è piegata la mia testa. Di là da questo luogo d'ira e di lacrime si staglia solo l'orrore della fine. Ma in faccia agli anni che minacciano, sono e sarò sempre imperturbato. Non importa quanto angusta sia la porta, quanto impietosa la sentenza, sono il padrone del mio destino, il capitano della mia anima.
Mi dispiace, ma io non voglio fare imperatore. Non è il mio mestiere. Non voglio governare né conquistare nessuno. Vorrei aiutare tutti se possibile. Ebrei, ariani, uomini neri e bianchi. Tutti noi esseri umani dovremmo aiutarci sempre. Dovremmo godere soltanto della felicità del prossimo. Non odiarci e disprezzarci l'un l'altro. In questo mondo c'è posto per tutti. La natura è ricca. È sufficiente per tutti noi. La vita può essere felice e magnifica. Ma noi l'abbiamo dimenticato. L'avidità ha avvelenato i nostri cuori. Ha precipitato il mondo nell'odio. Ci ha condotti a passo d'oca a fare le cose più abbiette. Abbiamo i mezzi per spaziare, ma ci siamo chiusi in noi stessi. La macchina dell'abbondanza ci ha dato povertà. La scienza ci ha trasformati in cinici. L'abilità ci ha resi duri e cattivi. Pensiamo troppo e sentiamo poco. Più che macchinari, ci serve umanità. Più che abilità, ci serve bontà e gentilezza. Senza queste qualità la vita è violenza. E tutto è perduto. L'aviazione e la radio hanno riavvicinato le genti. La natura stessa di queste invenzioni reclama la bontà nell'uomo, reclama la fratellanza universale, l'unione dell'umanità. Perfino ora la mia voce raggiunge milioni di persone nel mondo, milioni di uomini, donne e bambini disperati, vittime di un sistema che impone agli uomini di torturare e imprigionare gente innocente. A coloro che mi odono io dico: non disperate. L'avidità che ci comanda è solamente un male passeggero. L'amarezza di uomini che temono le vie del progresso umano. L'odio degli uomini scompare insieme ai dittatori. E il potere che hanno tolto al popolo ritornerà al popolo. E qualsiasi mezzo usino, la libertà non può essere soppressa.